gli artisti tunisini in residenza come tappa di un progetto culturale che stiamo sviluppando. La prima tappa aveva previsto una residenza che abbiamo fatto in Tunisia e abbiamo presentato il risultato di un laboratorio in due città in Tunisia. Quindi abbiamo ospitato gli artisti in Svizzera proponendogli un progetto simile dove abbiamo organizzato un laboratorio condotto da un coreografo svizzero, Angelo Dello Iacono, basato a Vevey, che ha lavorato con questi artisti più altri artisti che sono venuti per il progetto e hanno presentato due performance durante il festival che organizziamo annualmente, il Performa Festival, un festival multidisciplinare con sguardo sul presente. La loro esperienza è stata molto bella perché hanno avuto la possibilità di entrare in contatto con la nostra realtà, i nostri progetti, collaborare con artisti della regione, artisti svizzeri e internazionali, presentare dei lavori durante il Performa Festival. Hanno presentato due volte una performance urbana a Locarno e a Bellinzona come risultato finale del laboratorio con Angelo Dello Iacono e poi hanno proposto anche una performance di danza tradizionale tunisina con delle contaminazioni di danza contemporanea e la collaborazione con un DJ della regione che è basato a Zurigo, DJ Diego Suarez. Questo progetto è stato molto bello perché ha visto la presentazione di danze tradizionali tunisine interattive in collaborazione con il pubblico presente e con questo DJ che ha proposto musica elettronica, quindi c'è stata questa commistione tra la tradizione tunisina e delle musiche più contemporanee. Oltre a questo, gli artisti tunisini sono entrati in contatto con la nostra realtà, quindi con gli artisti del festival hanno potuto vedere gli spettacoli del festival, hanno conosciuto gli artisti che erano entrati nel festival, sia svizzeri che stranieri, europei, e hanno conosciuto anche i membri del nostro staff, i nostri amici, i professionisti della regione, il pubblico, e hanno quindi avuto modo di partecipare a diverse attività che erano proposte durante questo periodo da noi. Oltre a questo hanno avuto la possibilità anche di visitare delle zone della regione e entrare maggiormente in contatto con il territorio. Un giorno gli ho proposto di portarli in montagna, era metà aprile quindi c'era ancora molta neve sulle montagne ed è stato molto bello perché molti di loro non avevano mai visto la neve, quindi era la prima volta che vedevano la neve ed è stato molto bello e simpatico vederli entrare in contatto con la dimensione della neve per la prima volta, come hanno giocato, ci si sono buttati, si sono bagnati perché ovviamente la neve bagna, hanno giocato molto tirandosi anche la neve, quindi si sono raffreddati le mani, hanno avuto anche freddo alle mani. Per noi è stato molto positivo averli qua con la loro energia, la loro freschezza, anche loro hanno portato sicuramente una ventata di freschezza nuova all'interno di tutti i progetti a cui hanno partecipato o in cui sono stati presenti. Abbiamo fatto delle cene, abbiamo avuto dei pomeriggi in cui abbiamo fatto le attività inerenti al festival, abbiamo visitato i posti della regione e quindi diciamo che hanno avuto la possibilità di avere delle esperienze di diversi livelli durante questo momento. Diciamo che gli elementi più di valore che sono emersi in questa esperienza sono appunto questo senso di comunità che continuiamo a condividere con loro, che abbiamo iniziato in questo percorso in Tunisia, abbiamo continuato qui da noi, ma sempre coinvolgendo e condividendo questa dimensione con tante persone che partecipano ai progetti proposti. E diciamo che queste cose ci insegnano all'interno di questo scambio dei nuovi elementi per sviluppare i nostri progetti e sicuramente per farci crescere e sviluppare ulteriormente anche il nostro scambio.
faccio parte di una compagnia che si chiama ADN Dialect e che è basata a Vevey. Vevey nel canton de Vaud, tra Montreux e Lausanne. Una cittadina molto dinamica, che offre tanto in termini di cultura e di iniziative culturali. Allora, sono qui perché sono stato invitato da Filippo e scopro con molto piacere, con molta gioia, che qui in Ticino personalità come Filippo Armati e Maria stanno creando una realtà interessante. Penso che il Performa Festival sia un'iniziativa da seguire, da appoggiare, anche perché ci si conosce, ci si scambia, c'è una forma di pedagogia che diventa qui accessibile anche qui in Ticino e che offre ai danzatori locali l'opportunità di condividere, di formarsi con le tecniche che si insegnano anche nelle grandi città d'Europa. Per il resto, no, siamo qui con una dozzina di danzatori molto validi, molto belli, interessanti, ognuno di loro ha la sua ricchezza e quel che è bello nell'approccio della compagnia ADN di Ale è proprio questo, che noi seguiamo un asse fatto di scambi culturali, più di diffusione del nostro approccio, cerchiamo piattaforme in cui riadattare i nostri concetti della danza con danzatori e musicisti locali. E anche questa volta il nostro obiettivo, come in altri festival nel mondo, è di riuscire a mettere insieme una performance da presentare sabato prossimo. Vedremo il risultato finale, ma anche se l'obiettivo fosse imperfetto, il percorso per arrivarci è molto bello, molto entusiasmante. Ci stiamo divertendo tanto, stiamo sudando tanto. E forse è rilevante anche il fatto che danzatori ticinesi stanno scambiando con tunisini, russi, inglesi, americani, europei e in italiano. Diciamo, questi sono anelli di una catena che è tutta presente qui in Svizzera con festival come questo, perché stanno creando il futuro, quello che la danza sarà domani. Ed è un'epoca interessante, perché attualmente quello che si sta osservando è come un dialogo tra due mondi, un vecchio mondo che sprofonda pian piano perché è basato su criteri obsoleti e costosi, un altro che è fatto più di motivazione, di dinamica, di personalità giovani che hanno voglia di fare tanto, e è proprio quello che è bello, da assistere a questo fade in, fade out tra due epoche. A me piace tanto contribuire a festival nascenti e a iniziative culturali di questo tipo, perché non è solo cultura, e tutto questo è anche un vettore di sviluppo universale dal punto di vista umano. This time it was our turn to host the Tunisian artist, and in this time for me it was very important that we live together to share the spirit, to dive together in the creative process. And this was a difficult task, but it had a lot of profit. And we always eat together, work together, dance together, create together, and my small kitchen can guest almost 12, sometimes more people, because every evening we have dinner and each artist prepare and also always very beautiful present dinner, every evening new one, and in this spirit I tried a lot of new things. It was very warm atmosphere, and doesn't matter the small place, passion, crazy energy, and finished evening with a dance and crazy songs. But the most beautiful things for me, it was the people of village Arbedo, in a village where we live.
they become interested in artists, in Tunisian artists. Our neighbor, the guest artist, the friend of our neighbors, they invite our artist for breakfast. And it starts from small things, just with the interested like in the people, but after people become interested in our activity, and in the end everybody was interested in contemporary dance. This was for me the biggest profit. I like that borders was erased. I don't know where it's stopped. Working relation, like colleagues, and when it start our friendship, when it's performance become real life, and in the end I can say that our life become big mediation project. Ciao à tutti, je suis Bahri Ben Ahmed, je suis danseur, chorégraphe et meneur de projet en Tunisie. Je viens bien sûr du monde de la danse et j'ai fait cette rencontre, cette incroyable rencontre avec Philippe Almaty dans un contexte de festival. Tout de suite, il y a quelque chose qui s'est construit au niveau de nos idées. On se rencontrait sur pas mal d'idées et on avait envie de faire des projets ensemble. Donc, je viens dans le festival Performa 2018 pour rendre visite à notre partenaire. Et c'est une visite de retour parce qu'on les a déjà reçus Tunisie pendant le mois d'octobre 2017 et c'est un monde à découvrir. Pour moi, ce festival, je ne le connais pas, c'est à travers Philippe que je suis en train de découvrir cette énergie de festival qui est très spéciale pour moi. C'est pas les grands festivals le Bling Bling et Tapis Rouge, mais c'est un festival très profond, très humain, où l'humain compte beaucoup, les relations et l'écoute. Donc voilà, je suis très intéressé, je suis très ravi d'être là, je suis très content de partager ici des ateliers. Nous sommes 6 Tunisiens qui sont présents pour ce festival. Et c'est énorme pour nous, cette chance de découvrir, de rencontrer les autres. Nous allons essayer
de ramener quelque chose de notre culture, de la partager, de la danse traditionnelle tunisienne, des percussions tunisiennes, des sons tunisiens, du chant tunisien. Et quand je dis tunisien, c'est nord-africain, donc il n'y a que la Méditerranée qui nous sépare. Mais je crois qu'il y a beaucoup de points en commun avec la Suisse et surtout avec les Italiens, puisque on a cette relation entre Rome et Carthage depuis l'histoire, depuis l'Antiquité. Et je crois que c'est notre destin, voilà. J'aime bien ce mot destin parce qu'on l'a voulu ce destin. Et cette rencontre, elle est là. Donc merci, je remercie tout le monde qui ont travaillé pour ce festival. Et je remercie Philippe, Maria et toute l'équipe d'organisation, les danseurs qui sont chouettes et sympathiques. Ça nous fait plaisir et que le spectacle commence, que la vie soit là et que le chant et la musique et la danse soient un peu partout dans ce pays. Merci beaucoup. Afrika kasset, kotlexi. Questa seconda fase di questo progetto di scambio è andata molto bene, abbiamo avuto veramente tantissime soddisfazioni da tutti i punti di vista, sia artistico ma soprattutto anche umano, e appunto la possibilità di scambiare questo, i valori di questo progetto che stiamo sviluppando con tante altre persone che collaborano con noi regolarmente. E adesso ci sarà una terza fase del progetto che continua e che ci vedrà protagonisti ancora una volta in Tunisia, Maria ed io, più probabilmente altri due artisti svizzeri, e parteciperemo a un festival che stanno per iniziare loro ora in Tunisia. Thank you.